Una camera full frame per la fotogrammetria aerea, vediamo la Zenmuse P1 montata nel drone, nel Matrice 300. Ho visto anche che è una camera molto recente, è una full frame che pesa solo 800 grammi ed è ottima, diciamo, per fare fotogrammetria, anche perché ha una risoluzione di 45 megapixel, è dotata di un gimbal stabilizzato a tre assi, quindi consente appunto una libertà di movimento anche dell'apparecchio fotografico, con una stabilizzazione, diciamo, ottima, visto, e ha degli obiettivi intercambiabili, quindi anche questo la fa somigliare un po' alla reflex. Quindi solitamente il 35 credo che l'abbiate anche voi, sia quello di fabbrica, e poi ci puoi sposare sia un 24 che un 50 mm. Quindi qua vi do qualche dato: è dotata anche di un otturatore meccanico, quindi credo che lo possiate impostare tipo i tempi di apertura che abbiamo visto nel corso. Il fatto di funzionare con il sistema RTK e consente di avere un'ottima accuratezza anche come precisione a terra. Ho trovato che praticamente gli vengono comunemente dati come errori 3 cm sul lato orizzontale e 5 cm sul lato verticale. Questa precisione le consente, volendo, di fare a meno dei GCP, cioè dei Grand Control Point. Quindi questo sensore di grandi dimensioni infine consente di fare ottime riprese anche all'imbrunire, ottimizzando dunque il flusso, appunto, potendo lavorare anche in condizioni di scarsa luminosità. Quindi anche questo, diciamo, la fa preferire ad altro. Per quanto riguarda questo prodotto ve lo consiglio, e però bisogna fare delle considerazioni importanti, quindi tanta qualità perché non sia sprecata va dunque ottimizzata con una quota di volo che sfrutti chiaramente al meglio il compromesso con il GSD, un ottimo settaggio anche del triangolo dell'esposizione, e infine la scelta di condizioni climatiche ha chiaramente un'importanza elevata per quanto riguarda la scelta del cielo, chiaramente nuvolo, le ombre dolci. Quindi con questo vi voglio dire che a volte avere un apparecchio straordinario però che non sfrutta appieno le qualità non è esattamente il massimo, quindi a volte è opportuno appunto riflettere su quella che è la quota di volo in maniera tale sia di ottimizzare, diciamo, la fase di scatto fotografico sia per quanto riguarda le tempistiche sia per quanto riguarda le richieste del cliente, che si traducono poi in GSD, insomma.